Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io direi una cosa, proviamo a capire un po' dov'è che nascono i dubbi, no? Ci sono proprio dei buchi di ore. Ludovica Ciriello per noi ha analizzato un po' la sequenza dei fatti per cercare di capire cos'è che non ha funzionato. Così poi sento Fabrizio e sento Sarina Binaghi. Inevitabilmente, Mirta, dobbiamo partire da questi due orari, le 22.30 del 25 di febbraio, quindi sabato, e le 4.10 della mattina della domenica. Perché dobbiamo partire da questi due orari? Perché questi due orari ci consegnano un buco temporale, uno spazio temporale di circa 6 ore, all'interno delle quali, se le cose fossero andate diversamente, chissà, forse avremmo potuto salvare delle persone. Andiamo avanti, cosa succede alle 22.30? Succede che un aereo di Frontex rileva l'imbarcazione, il caicco. Scatta quella fotografia dalla quale si evince che c'è si vede una sola persona a bordo, ma Frontex rileva anche altre cose. Lo vediamo nel cartello successivo. Cosa rileva Frontex? E questo è un cartello importantissimo, perché è quello su cui in qualche modo ci sono delle divergenze. Attività termica ampia ed intensa. Cosa ci dice questo? Ci dice che si può dedurre dalle analisi di Frontex che sotto coperta ci potevano essere altre persone. Cosa che viene in qualche modo sostenuta anche dal fatto che Frontex rileva anche la presenza di un cellulare turco. Quindi, facendo 2+2, si intuisce più o meno immediatamente che si tratti di una nave con scafisti e probabilmente migranti alla ricerca di un posto sicuro. Frontex dà la comunicazione alle forze dell'ordine italiane, alla Guardia di Finanza e alla Guardia Costiera. La Guardia Costiera dice ci ha comunicato questa cosa per conoscenza, quindi non ci ha attivati, ma ce l'ha comunicato per conoscenza. Quindi cosa succede? Succede che si attiva, come dicevi prima tu, la Guardia di Finanza, perché parte con un'operazione di polizia di frontiera. Queste sono le motovedette della Guardia di Finanza che fanno due tentativi. Il primo intorno a mezzanotte. Law enforcement, che ho scoperto esiste questa regola, che quindi quando stanno arrivando delle persone, ci possono essere dei clandestini che sbarcano nel nostro paese, parte un'operazione di polizia. Perché si tratta di contrasto all'immigrazione clandestina, esatto, non di soccorso. Un primo tentativo di avvicinamento al CAIC avviene intorno a mezzanotte e mezza. Le motovedette si rendono conto che il mare è troppo alto, tornano indietro, prendono i giubbotti di salvataggio e quindi con i giubbotti di salvataggio a bordo riprovano intorno alle 2, ma va male anche questa volta. Tornano indietro e cosa succede? Succede che, lo vediamo nel cartello successivo, viene attuato un dispositivo di ricerca a terra, quindi con uomini a terra, sulla spiaggia, per continuare a seguire. Perché erano sicuri di quello che diceva Romeo, che sarebbero pian piano sbarcati, arrivati fortunosamente, sì, e quindi i carabinieri a terra li avrebbero soccorsi. Esattamente. Non fosse che la nave continua ad avvicinarsi, il mare continua ad alzarsi, e lo vediamo nel cartello successivo. Alle 4 arriva la prima vera telefonata di aiuto, di richiesta di aiuto dall'imbarcazione al 112, con delle voci che gridavano help, help. Siamo alle 4 di mattina. A questo tutto questo punto non parte mai il famoso SAR. Non è ancora partito il SAR. Che sarebbe proprio l'SOS vero e proprio, che fa sì che anche altre navi che sono nella zona potevano scagliare una mano. Questo non parte mai. Non è ancora partito qui. Questa è la prima vera richiesta che sarebbe di soccorso. Search and rescue, così impariamo anche i termini del soccorso. Alle 4 di mattina siamo in questa situazione. A questo punto ovviamente ci si attiva, e però è troppo tardi, perché 10 minuti dopo, alle 4.10, la nave si è già appunto incagliata in una duna sabbiosa, diciamo così, si è arenata e si è frantumata, ribaltata, e a quel punto i corpi sono già in mare. Quindi quando le forze dell'ordine arrivano sulla spiaggia, a tutti gli effetti, insieme anche ad alcuni pescatori, la situazione davanti ai loro occhi è già questa. A questo punto, Mirta, c'è una grande assente nel nostro racconto, che è la Guardia Costiera. Perché? Quando si attiva la Guardia Costiera? La Guardia Costiera riceve una prima telefonata da parte delle forze dell'ordine che erano in spiaggia, assistendo al naufragio, alle 4.47. Poi alle 5.35 si muovono le imbarcazioni. Imbarcazioni, e chiudiamo con questo cartello, che sono un po' sul banco degli imputati. Perché? Perché sono quelle che sono definite le inaffondabili. Lo dicevi tu prima, il numero uno della Capitaneria di Porto ha appena detto potevamo navigare con mare anche peggiore. E quindi questa è la grande domanda. Perché non sono partite prima queste imbarcazioni? Ecco, perché queste navi inaffondabili, al contrario di quelle della Guardia di Finanza, sarebbero potute arrivare a soccorrere i profughi ben prima, naturalmente. Allora